Proclamo eletta la consigliera Enza Amato con 33 voti validi. Prima seduta per il nuovo Consiglio Comunale di Napoli col sindaco Gaetano Manfredi. Fra gli adempimenti previsti, l'Assemblea ha eletto alla sua presidenza la consigliera del Partito Democratico Enza Amato con 33 voti ottenuti alla seconda votazione. Eletti anche i vicepresidenti Flavia Sorrentino del Movimento 5 Stelle e Salvatore Guangi di Forza Italia. Noi ci impegniamo a riportare la politica vicino ai cittadini, a ricongiungere il senso delle istituzioni alla credibilità e alla correttezza e alla fiducia del popolo napoletano. La seduta si è aperta con la convalida dell'elezione dei 40 consiglieri e del sindaco come consigliere, assente e giustificato il solo Fulvio Fucito. Fra gli adempimenti anche la convalida del consigliere aggiunto Savari Ravendra Yeganesan dello Sri Lanka. Per la costituzione dei gruppi consiliari ogni consigliere ha dichiarato la propria appartenenza. A seguire il sindaco Manfredi ha presentato la propria giunta all'assemblea ed ha pronunciato il giuramento di rito. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione italiana. Oggi definiremo in primo luogo un metodo. Io credo che questa fase di ripartenza del Comune di Napoli richiede una grande coesione istituzionale, una grande collaborazione istituzionale, ognuno ovviamente nei rispettivi ruoli, la maggioranza e l'opposizione, ma mai come in questo caso noi abbiamo la necessità di mettere al centro il bene della città e il bene dei napoletani.